Buongiorno da Francesca, sono reduce da poche ore dalla visione di Avengers Endgame, una delle prime proiezioni della mezzanotte, quindi comunque tutti quelli che erano in sala in quel momento assistevano a quelle che erano le prime proiezioni al mondo, perché gli americani aspetteranno ancora una settimana per vedere il film e quindi siamo tra i fortunati primi. Il mio canale di solito parla di arte, storia dell'arte, per quanto io ne dia un'interpretazione molto vasta, diciamo che è difficile parlare di arte quando si parla dei cinecomic, dei Marvel Studios, perché lì andiamo proprio nel contesto dell'industria cinematografica hollywoodiana pura, quindi non parlerei di arte laterale nel caso dei film del Marvel Cinematic Universe, però io penso che il Marvel Cinematic Universe sia stato e sia ancora un esperimento favoloso e anche abbastanza intentato prima, perché se da un lato nel cinema esisteva nel crossover tra pellicole diverse, è anche vero che non era mai stato tentato al cinema un universo condiviso, così pianificato e così vasto, cioè i Marvel Studios, coadiuvati poi dalla Disney, hanno impostato fin dal principio una sorta di struttura che doveva andare avanti e si vede quanto l'hanno fatto bene, soprattutto appunto dal film di cui andrò a parlare, di cui non faccio spoiler. Non perché sono una brava persona che vi vuole bene, ma perché voglio che soffriate e gioiate insieme a me. Non è giusto che quegli impatti emotivi di vario genere investano soltanto me, li dovete condividere anche voi, capito? Quindi, sotto la protezione degli stessi Avengers, volevo un po' parlare del film, in realtà parlandone senza spoiler, presumibilmente non dovrei metterci molto perché dovrò fare un po' lo slalom tra, diciamo, quindi non toccando nessuno dei nervi più interessanti del film perché sarebbero troppo spoilerosi, quindi dovrò fare dei giri pindarici per non toccarli. Però ci sono due o tre cose che si possono dire a un livello molto generale. Come dicevo, io sono molto fan del Marvel Cinematic Universe, l'ho sempre seguito film dal primo Iron Man con molto trasporto, mi è sempre piaciuto ancora prima che uscisse il film Thor, proprio l'idea di un progetto che si prendeva il suo tempo per far convogliare poi la storia in dei film corali, per poi di nuovo dividersi e riunirsi, dividersi e riunirsi, la così da avere la possibilità di concentrarsi su film specifici, su personaggi specifici e poi invece unire quei personaggi a cui hai avuto modo di affezionarti in un unico team e farli anche coesistere. Uno degli aspetti più riusciti del primo Avengers, per esempio, era il fatto di come questi personaggi così diversi interagissero tra loro, al di là delle battaglie. Tutti i personaggi in scena avevano almeno un'interazione durante il film con un altro, un'interazione parlata, cioè ogni singolo personaggio aveva modo di confrontarsi con ciascuno degli altri personaggi in scena. E secondo me è sempre stata questa la forza del Marvel Cinematic Universe, che ha fatto anche un po' da modello a esperimenti più o meno riusciti di altre case di produzione o della stessa casa di produzione, perché la Disney ha un po' tentato la stessa strada anche con la saga di Star Wars, anche se con una struttura del tutto diversa. Venendo appunto al film Endgame, saprete che è la seconda parte di una sorta di dittico, visto che appunto è un video un po' fuori tema, utilizziamo termini storico-artistici a caso, di un dittico formato da due film che in origine avrebbero addirittura dovuto avere lo stesso titolo, cioè Infinity War parte 1 e Infinity War parte 2. I Russo, i registi dei due film, che erano stati registi precedentemente di due dei film di Capitan America, avevano detto che avevano cambiato il nome del secondo film perché era un film indipendente rispetto al primo.
Per come era finito Infinity War, moltissimi hanno commentato che in realtà era un po' una paraculata, perché Infinity War finisce con un grosso cliffhanger, quindi sembrava a tutti gli effetti la prima parte di un film diviso in due. In realtà, secondo me, secca dirlo, però i Russo non avevano tutti i torti, perché col senno di poi due film effettivamente hanno sia stilisticamente sia nella loro struttura delle caratteristiche differenti. Per esempio, mi è piaciuto una caratteristica del film del Marvel Cinematic Universe, ovviamente che non è che siano tutti capolavori, però è bello come a seconda dei film si siano anche tentati un po' generi diversi. Guardiani della Galassia è genere commedia spaziale con riferimenti agli anni 80, Winter Soldier, Captain America Winter Soldier è comunque una spy story, Thor Ragnarok è un film tamarrissimo, il primo Thor è un film di respiro shakespeariano. Il primo Ant-Man è una commedia brillante, quasi di stampo britannico. Per dire, il secondo Endgame già parte sui presupposti lasciati dal primo come film catastrofico e questo mi è piaciuto molto. Vengono mostrati, in parte avrei voluto anche che lo facessero ancora di più, ma vengono mostrati gli effetti collaterali dello schiocco di dita. Sia nel grande sia nel piccolo, soprattutto nel piccolo, nel quotidiano. E quindi il film inizialmente veramente sembra di vedere un film di fantascienza catastrofico in cui la Terra, noi vediamo il punto di vista della Terra, deve affrontare di fatto la sparizione del 50% della popolazione umana e non umana, perché poi sembrerebbe confermato dal film che la mattanza abbia riguardato anche metà delle specie animali, oltre che la specie umana e le specie aliene. Quindi il film parte dalle basi gettate da Infinity War, però quasi da subito è come se fosse un punto a capo, no? Riparte e prende una sua direzione molto specifica. È a tutti gli effetti un film di respiro diverso, tutto sommato, che però fa il paio perfetto con Infinity War. Sono un po' uno il negativo dell'altro, no? In un certo senso. Si specchiano molto bene, per quello che dico che sembrano un dittico, perché in qualche modo si specchiano l'uno l'altro. Una cosa molto bella nel film Endgame è che è molto più presente rispetto a Infinity War, è che è un film ipercitazionista, Endgame. Citazionista in senso lato. Ci sono citazioni che vengono dal mondo dei fumetti, sia dai più datati sia dai più recenti. Ci sono dei riferimenti a albi Marvel proprio degli ultimi anni che sono diventati molto iconici, persino io che non sono una super esperta ho riconosciuto alcune di queste citazioni che mi sono piaciute tantissimo, citazioni al mondo nazional popolare, della cultura di massa, come c'erano già grazie a personaggi come Peter Quill o Peter Parker, però sono presenti anche in questo episodio, non posso dire quali perché tirano spoiler come se niente fosse, e anche ho visto, notato molte strizzate d'occhio al mondo fandomico. Tanto che si può parlare quasi di un fanservice a tappeto, no? Un po' che vuole strizzare l'occhio a tutte le tipologie di fan, ivi compreso, per esempio, gli autori, soprattutto le autrici donne di fanfiction. Ci sono tantissime cose che sembrano un po' ammiccare al mondo delle fanfiction, quindi ce n'è abbastanza per tutti i gusti, però non è un fan service fastidioso come arriva a volte a essere quello del Trono di Spade nelle ultime stagioni. È un fan service molto carino, molto puntuale e anche secondo me che ci sta, essendo che comunque Endgame
chiude l'arco narrativo delle Gemme dell'Infinito, quindi comunque un film che mette un punto e quindi appunto si può permettere anche di toccare un po' quelle che sono tutte le anime dei fan che hanno amato l'universo cinematografico Marvel in questi anni. Il secondo aspetto che ho molto apprezzato è che, nonostante la sua diversità, Endgame è molto coerente col primo. Una paura che avevano tantissime persone è che Infinity War avesse posto delle basi che poi sarebbero state tradite. In realtà Endgame è molto coraggioso, cioè va avanti per le fondamenta poste dal film precedente e non c'è nessun punto che ti faccia dire: sì, ma questa è un po' una furbata, sì, ma vedi comunque era tutto, cioè, pur sapendo che certi personaggi, per esempio, avrebbero avuto su Disney Plus, la futura piattaforma Disney, la loro serie personale, e quindi, diciamo, era plausibile in qualche modo vederli riapparire, nonostante questo tipo di cose, non si ha mai la percezione che ci sia un trattamento un po' furbetto della cosa, un po'. Poi all'acqua di rose, diciamo. Oh, che fatica, non fare spoiler. Allora, se devo prendere qualcuno che non ha ancora visto il film, sicuramente gli direi di vedere e di conoscere bene non solo Infinity War, ma se ne ha la possibilità tutti i film del Marvel Cinematic Universe. Più conoscete, più ricordate i film della saga, più vi godrete Endgame, mi raccomando. Ve l'ho detto, è un film molto citazionista, diciamo, quindi più reference avete, meglio è per goderselo. Questo credo che si possa dire, non è considerabile uno spoiler, ufficialmente in Endgame, il mio personaggio femminile preferito di tutto il Marvel Cinematic Universe è diventata Nebula. Non c'è Captain Marvel o Vedova Nera o Scarlet Witch che tenga. Nebula è veramente un personaggio scritto benissimo e sì, è così che voglio i personaggi, a prescindere dal fatto che siano maschili o femminili, lei è proprio adorabile. L'altra cosa che appunto posso dirvi è che se in Infinity War, diciamo, dei personaggi principali, quello che ne usciva un po' più sulle retrovie e appannato è Captain America, qua devo dire che si riprende molto il suo spazio e anche lui viene scritto molto bene. Tra l'altro, che piaccia o non piaccia, Capitan America appartiene al novero, secondo me, dei personaggi più difficili da scrivere, perché è un personaggio integerrimo per antonomasia, un personaggio che ha un'anima pura e candida, per cui è molto più difficile scrivere personaggi senza sfumature negative piuttosto che invece cattivi come Loki o comunque cattivi grigi, insomma, o cattivi cattivi come Thanos, che sono comunque nella loro follia sempre interessanti. Comunque Thanos non dirò mai che mi sta simpatico perché ha ucciso Loki e quindi muori, morite tutti, basta. Dicevo, ucciso Loki ovviamente era riferito a Infinity War, io in questo video do per scontato la visione di Infinity War, quindi almeno su Infinity War non metto avviso spoiler, insomma stiamo parlando di Infinity War all'inizio, quindi insomma, non è uno spoiler. Quindi io non dico niente di Endgame, qualsiasi commento che faccia preciso è riferito a Infinity War. Secondo me è un finale molto buono, dopo tutta la costruzione che abbiamo attraversato negli anni. Naturalmente il film non è esente da difetti, cioè il trattamento di alcuni personaggi che non mi ha fatto impazzire, però non c'è stato niente che devo dire mi abbia respinto psicologicamente. Mi sembra che tutti i personaggi si comportino in maniera coerente alla loro psicologia, con comunque evoluzioni del tutto plausibili e anche interessanti. Appunto, le scelte del film sono coraggiose per essere comunque una saga gestita dalla Disney, che si sente dire peste e corna tutti i giorni, però intanto supervisiona strutture solide come queste, quindi lasciando anche che se ne dica un guinzaglio produttivo relativamente lungo agli autori. E
Ci sono ovviamente scene d'azione, devo dire che fanno molto l'effetto, non so se avete presente quando guardate i fuochi d'artificio, no? Anche quelli molto belli, che c'è tutta una coreografia del fuoco d'artificio e poi c'è una fase finale che spara tutte le cartucce che ha, insomma, tutti i colori, tutte le forme, eccetera. Il film ovviamente è la fase finale dei fuochi d'artificio e lo fa benissimo da quel punto di vista, secondo me. È molto gasante e fomentante, il film a livelli superiori addirittura ad alcune parti di Infinity War che ricorderete, per esempio quella che mi ricordo che prese più applausi di Infinity War alla prima era quella dell'arrivo di Thor sulla Terra. Qua ci sono un paio di momenti che forse superano ancora di più a livello di epicità quella scena. Sì, decisamente. Me ne vengono in mente in questo momento almeno due o tre scene di Endgame che sono di un'epicità incredibile. E se non amavi quei personaggi fino a un momento prima, comunque li ami. Il problema del Marvel Cinematic Universe è che finisci per voler bene a questi personaggi, cioè ti hanno proprio preso in castagna. Io non ho mai avuto un feeling particolare per Capitan America, nonostante io penso che il suo merchandising sia sempre uno dei più belli, però. Non è un personaggio tra i miei preferiti, però qua mi sono resa conto proprio di esserci affezionata, di capirlo. Cioè, a me piace tanto quando i personaggi sono caratterizzati bene, a prescindere poi dalle simpatie o antipatie personali. Cioè, un personaggio mi potrebbe stare antipatico se fosse un mio amico, però se è scritto bene io comunque lo apprezzo. E ripeto, è difficile scrivere un personaggio come Cap, quindi tanto di cappello. Per fortuna. C'è da dire che la gestione è dei Russo che comunque ci hanno costruito una storia su Capitan America, quindi è più che plausibile che lo sappiano gestire bene. Non abbiamo parlato altrettanto di Tony. Tony è sempre un personaggio bellissimo, ovviamente non è più, ha avuto anche lui un'evoluzione caratteriale gigantesca, non è più il simpaticone sfrontato che era nel primo film. L'abbiamo già visto nei film precedenti, come è maturato e cresciuto ed è diventato anche un po' più di temperamento malinconico e comunque è stato profondamente anche ferito dalla Civil War con Captain America. Adesso è stato ferito profondamente dal fatto di aver perso in Infinity War il suo figlioccio Peter Parker. Diciamo, ormai lo conosciamo come un personaggio che dietro la sua maschera di ironia nasconde sempre molto tormento e sofferenza. E anche lui in questo film ha il suo fuoco d'artificio, per cui si innesta in maniera perfettamente coerente alla parte prima. Da un lato c'è un momento che è un po' straniante per qualcuno che l'ha seguito fino a quel momento, non posso dire perché, però diciamo che c'è un momento del film che necessariamente lo spettatore causa straniamento perché ti viene obbligato a una presa di lontananza dei personaggi notevole e a poco ti ricostruisci di nuovo il rapporto con loro. E per cui appunto Tony è sempre un bellissimo personaggio e rimane comunque il protagonista della saga del Marvel Cinematic Universe, è il personaggio attraverso cui noi abbiamo visto la storia, il personaggio attraverso i cui occhi guardiamo, nonché il personaggio risolutivo. Sappiamo da Infinity War che Doctor Strange aveva donato la gemma del tempo a Thanos per evitare la morte di Tony Stark perché si presume avesse capito che Tony Stark era figura fondamentale per mettere in atto quell'unico futuro che poteva salvare tutti. E quindi, appunto, vedremo in questo film come affronterà la cosa e che scelte compierà Tony. Per quanto riguarda invece un personaggio che amo molto, cioè Thor. Cosa posso dire senza dire nulla, senza fare spoiler? Diciamo che la sua epicità è un po' inversamente proporzionale a quella di Capitan America, ecco. Il suo momento è stato sicuramente Infinity War e ha accusato male il fatto di non aver colpito
Thanos quando avrebbe potuto, e quindi diciamo che è abbastanza. Anche qua c'è lo stesso effetto di distacco, per cui ti ritrovi un Thor a un certo punto differente da come sei abituato a vederlo, e che deve anche lui, come Tony, rispetto al trauma ricevuto, ricostruirsi pezzo pezzo. Volevo focalizzarmi ancora su qualche personaggio. Non mi è piaciuto particolarmente in questo film il trattamento di Hulk, anche tenendo presente dei presupposti lanciati da Infinity War, mi aspettavo forse una cosa un po' diversa. Qua invece la soluzione che è stata presa per far sbloccare il personaggio non è che mi abbia entusiasmato tantissimo. Natasha, anche lei è scritta benissimo, nelle mani del russo funziona benissimo, è un bel personaggio, ormai abbiamo un parterre di eroine bellissime, una diversa dall'altra e toste nel senso molto ampio del termine, non necessariamente cazzute, ma molto sfumate, ecco. E Captain Marvel è molto presente, però non è invasiva come ci si poteva aspettare. È abbastanza equilibrato il suo apporto e la sua coesistenza con gli altri. Chi altro è rimasto? Rocket, sempre Rocket. E i due che non c'erano in Infinity War. Secondo me i russo sono stati un po' più bugiardi con la gestione della promozione del primo film, con il fatto soprattutto che nel trailer si vedeva Hulk in Wakanda, invece no, e quella è stata proprio una menzogna fatta e finita. Questa volta qualcosa hanno mentito durante la promozione su alcuni aspetti, però non così evidenti ed invasivi. Hanno invece abbastanza rispettato le promesse nel dire che i due supereroi che non si vedevano in Infinity War, cioè Occhio di Falco e Ant-Man, avrebbero avuto qua un ruolo sostanziale nella storia. Entrambi sono molto risolutivi, soprattutto Ant-Man, come beh, se si è visto l'ultimo film si potrà immaginare, ma anche Occhio di Falco torna a essere molto al centro della scena e questo ci fa piacere. Chiaramente i motivi che porteranno Occhio di Falco, diciamo, a tornare sulla cresta dell'onda sono facilmente immaginabili per chi ha visto Infinity War e sa come è andato a finire. C'era il dubbio a proposito di una chicca su Occhio di Falco, su come avrebbero fatto con i doppiatori, visto che Occhio di Falco e il procione Rocket finora hanno sempre avuto lo stesso doppiatore, solo che siccome erano in film separati non era un problema. Nel momento che adesso sono nello stesso film, ci si chiedeva cosa si sarebbe fatto, se si sarebbe ricorsi, soprattutto per Occhio di Falco, visto che è un po' meno caratterizzato nella voce, a un altro doppiatore. In realtà, beh, sembrava sempre Ian Sante, magari mi sbaglio, però mi sembrava che fosse Ian Sante che doppiava entrambi i personaggi in due modi diversi. Però magari mi sbaglio, voi se fate caso andando a vedere il film o se per qualche via traversa sapete se è lui oppure un sostituto, ditemelo, insomma, io comunque non ho rilevato differenze fastidiose come a volte capita con i doppiatori e questo mi ha fatto piacere. Parlavamo di titoli di coda, se volete, l'unico spoiler che vi faccio è dirvi se ci sono scene post-credits, quindi se non volete saperlo, bloccate qui. Perché tanto poi dopo averlo detto vi saluto e se no adesso vi dico che ci siete. Il film ha una sola scena bonus a metà. Non fermatevi fino alla fine dei titoli di coda perché non ci sono scene bonus dopo i titoli di coda, a differenza che in Infinity War, in cui c'era una sola scena bonus alla fine dei titoli di coda, qua non c'è. Non sperate di trovare scene bonus, quindi vale la pena vedere solo la prima parte dei titoli di coda con scena bonus, che è molto bella, fomentante,
e poi andate a casa. Ok, come ho promesso a voi che siete rimasti fino a prima della soffiata sulle scene bonus, non mi resta che salutarvi anche perché, come vi dicevo, nel momento in cui non si parla di spoiler su questo film, la carne al fuoco è poca. È molto difficile parlarne e discuterne senza fare spoiler. Il mio canale non è un canale prettamente dedicato al cinema di intrattenimento, quindi non posso fare 20 video su Endgame. Sicuramente saranno tantissimi i possessori di canali YouTube molto più competenti di me in queste cose, che quindi potranno sviscerare il film, però se mi venissero in mente argomenti un po' originali che magari non sono stati tanto toccati da altri, tanto io più o meno le recensioni su YouTube dei film Marvel me le vedo tutte, vorrà dire che magari farò qualche video un po' più spoileroso. Questa è la mia recensione in bianco, generica e vaga, e può darsi che farò uscire magari appunto un video un po' più spoiler prossimamente. Vediamo. Intanto anch'io devo elaborare un attimo perché il film è uscito da poco, siamo ancora in un embargo di cortesia per chi non l'ha ancora visto. Tra qualche settimana, quando sarete in tanti ad averlo visto, mi sembra giusto tra appassionati farci una delle nostre full immersion in cui contiamo anche i peli dei capelli di Thor e la sfumatura del colore della pelle di Thanos e stabiliamo se Capitano America vuole più bene ad Iron Man o più bene al Soldato d'Inverno. Insomma, di solito i grandi sistemi nel mondo fandomico sono quelli. Quindi vi mando un bacio a tutti e arrivederci alla prossima.